Niente, in tutta onestà, mi hai cacciato. Va ora in onda. Dove vai, uomo? Riflessioni a cura di Luciano De Bei. Gentili ascoltatori di Radio South, vi auguro una buona serata. Chi vi parla è Luciano De Bei, che è chiamato da questa emittente ad esporre le proprie riflessioni su un tema che hanno di approfondimento, che hanno ritenuto utile in questo periodo di estrema difficoltà e per tutte le società, non solamente la nostra, domandarsi dove vai uomo? Dove stai andando? Il mio coinvolgimento, diciamo che a questa domanda ritengo doveroso, perentorio e fondamentale, quindi crearne una precedente domanda, che è ovvero conoscere il soggetto dell'azione, cioè l'uomo. Chi siamo? Da ogni tempo, anche remoto, grandi filosofi hanno sempre cercato di dire: conoscendo te stesso potrai conoscere il mondo. Quindi per poter conoscere dove stiamo andando e quindi il mondo stesso, dobbiamo conoscere noi stessi. Quindi è un passaggio obbligato, che si voglia o non si voglia. Altrimenti, come dicono molti grandi maestri a suo tempo, siamo dei ciechi che accompagnano altri ciechi. Questa conoscenza ovviamente non vale per l'individuo, vale soprattutto anche per la società. È chiaro che il mio intervento, il mio modesto intervento, non ha la pretesa di rendere esaustivo questo argomento così complesso. Io do solamente dei cenni, semplicemente toccando diciamo in superficie certe cose molto importanti che ha bisogno di molto più tempo per esporle e per poterle approfondire, nella speranza che qualcuno di voi poi abbia, come dire, lo stimolo per poterci lavorare sopra. Infatti la conoscenza per me non è limitata ad ascoltare qualcuno, ma soprattutto poi nel fare. Quindi diamo un rapidissimo cenno, per chi non, magari non ha seguito le precedenti le altre due puntate di trasmissione che ho portato avanti, e magari dalla prossima riprenderò solamente la penultima. Comunque le altre due, dicevo, ho toccato argomenti intanto di dire: l'uomo intanto è composto, come sappiamo un po' tutti, da un corpo, da una mente, anima, e da uno spirito, coscienza. Io ho subito detto che l'uomo, senza rendersene conto, è condizionato sin dalla nascita. Noi appena nati, senza saperlo, veniamo presi dalla società e veniamo in qualche modo condizionati continuamente, dalla scuola, dalla famiglia, eccetera. E ho anche detto che i condizionamenti sono però di due forme sostanzialmente. C'è proprio la natura che ci condiziona attraverso tre forme: l'ignoranza, la passione e la virtù. In termini sanscriti indiani la chiamano tamas, raja e sattva. Cioè, quindi la virtù sostanzialmente, per farla breve, ci porta verso i valori più spirituali, quindi i mondi spirituali. L'ignoranza invece è il contrario, va nella direzione opposta. La passione invece è proprio il comportamento che ha l'uomo durante la propria vita. Abbiamo anche accennato velocemente che l'uomo, l'essenza dell'uomo, che poi proprio andremo a scoprire che cos'è, perché qui è il punto: conosci te stesso semplicemente vorrebbe dire anche capire la nostra vera essenza. Questa essenza è rivestita da cinque guaine energetiche, quindi noi siamo rivestiti solo di energia. L'energia più grossolana è il corpo fisico, poi abbiamo l'energetico, quello più sottile, il mentale più sottile ancora, il causale più sottile ancora, le beatitudine. Le scienze esoteriche parlano che il corpo fisico è soggetto
noi che siamo identificati col corpo fisico, ovviamente in quanto condizionati, è sottoposto a 48 leggi, quello energetico a 24, quello mentale a 12 e così via, sempre più sottili. Più ci avviciniamo alla nostra vera essenza e meno siamo vincolati dalle leggi. Dicono anche però che l'uomo ha la possibilità di degradarsi ulteriormente. Si arrivano fino a 108 leggi che regolano l'essenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi possiamo ancora cadere in situazioni molto più meno liberatorie, molto più di schiavitù e quindi di sofferenza. Ho toccato rapidamente anche che l'uomo vive, ha vissuto e continua a vivere quattro ere cosmiche, come un po' le quattro stagioni dell'anno. Abbiamo l'era dell'oro, cosiddetta dell'oro, quindi della verità. Poi abbiamo quella della virtù, della legge, questa del Kali Yuga in cui viviamo oggi, noi, è quella dell'inganno, della discordia e della guerra. A maggior ragione l'uomo oggi deve capire che cos'è, perché se vuole uscire dalla sofferenza in cui si è gettato dentro e non sarà in grado di uscire facilmente, dovrà conoscere se stesso. E quindi arriviamo alla terza puntata di questa sera. L'uomo che cos'è? Noi sappiamo che abbiamo una mente. Questa mente, avevo fatto cenno la volta scorsa, è formata da una mente razionale, va bene, che chiamiamo manas, in sanscrito viene chiamata manas, e poi da un intelletto, citta, che è deputato alle idee, alle forme, ai nomi, alle associazioni, un po' a quella che è il concetto dell'istintualità. E questa citta in qualche modo è deputata quindi anche a gestire la memoria e l'inconscio. L'inconscio, che avevo detto la volta scorsa, viene comincia a farsi strada nel secondo yuga e si forma l'ego. Nel terzo yuga, cioè nella legge, quando abbiamo lo yuga della legge, la penultima quindi, prima di questa, abbiamo la formazione dell'inconscio, cioè del falso ego. Il falso ego crea l'inconscio. Falso ego che noi per semplicità chiamiamo personalità. La nostra vera essenza in qualche modo si riflette nella nostra mente attraverso un altro elemento che viene definito buddhi, la parte buddhica, che è praticamente il riflesso della pura essenza divina. Questa parte buddhica sarebbe quella che dovrebbe dare l'intuizione. In realtà l'intuizione viene, come dire, oscurata proprio dall'inconscio. Noi viviamo e creiamo una vita in cui stiamo creando sempre più inconscio, in quanto insoddisfatti dalla vita che noi andiamo a avere, questi desideri insoddisfatti, non appagati, creano una situazione sempre più complessa che va a arricchire le energie dell'inconscio. La memoria ovviamente è deputata ad a creare questa nostra personalità, perché noi, come in realtà, se andiamo a vedere bene come viviamo, noi diciamo viviamo nel presente, in realtà noi viviamo di passato, viviamo di memoria, perché se noi pensiamo un attimo ora, in questo momento, io esisto, io sono, va bene, quindi ho la coscienza di essere in questo momento, la memoria in questo momento non interviene, ma nel momento in cui io dico io sono, va bene, è già passato il tempo, sono già nel passato. Quindi il passato è una specie di magazzino in cui tutte le mie emozioni, tutti i miei sentimenti vengono raccolti. Io, quando vivo un'esperienza al presente, io la sto confrontando con la mia memoria, col passato. È attraverso la memoria che io raccolgo il materiale per proiettarlo poi nel futuro attraverso i miei sogni, i miei desideri, le mie aspettative.
e il presente in qualche modo fa da tradunione. Ma in realtà io vado a pescare materiale sempre dal passato. Infatti il bambino appena nato, che non ha ancora una mente, non ha una personalità, non ha una mente, quindi non ha una memoria ancora fortificata, vive l'istintualità del momento e non ha tantomeno neanche bisogno di crearsi un futuro. Quindi il comportamento dell'uomo gravita attorno a questo aspetto della mente. Noi in qualche modo dobbiamo conoscere questi meccanismi della mente, perché se non li conosciamo non riusciamo a capire come lavora la mente. E infatti ecco la necessità, come dicevo, di conoscere se stessi attraverso un'introspezione. Noi dobbiamo entrare in noi stessi. Attraverso che cosa? Attraverso una meditazione. È fondamentale quindi capire che cos'è la meditazione e come poi praticarla. Il poter entrare in noi stessi, abbiamo detto anche la volta scorsa, riesco a capire che non sono questo corpo fisico, non sono neanche il corpo energetico, e osservando la mente, i giochi della mente, i pensieri che entrano nella mente e ciò che provoca quel determinato pensiero che è entrato nella mente, quindi come emozione, come sentimenti, eccetera. Sono davanti per esempio a una vetrina, a un negozio, e vedo determinati oggetti e lì sto osservando cosa succede nella mia mente. A questo punto devo capire che non posso cadere passivamente, ecco il condizionamento. Non posso cadere passivamente gioco della mente, perché se io cado passivamente nell'attività della mente, divento schiavo. E cado nella passione sfrenata, sempre più sfrenata, perché la mente, in quanto ricercatrice di una passione di felicità e di godimento, che è sempre sempre insoddisfatta, avrà sempre bisogno di stimoli sempre maggiori. Quindi io devo conoscere la mente per poterla controllare, un po' come quando ho la dogana, il dazio, che per entrare in uno stato mi fermano e mi controllano cosa possiedo. Quindi quando osservo che un pensiero entra nella mente, dovrei già capire dove l'importanza del pensiero, che cos'è quel pensiero e dove vuole arrivare quel pensiero. E nei tempi vedici, nei tempi andati, parlo di 2000-3000 anni prima di Cristo, nell'antica mondo indiano c'era un comportamento, c'era una società molto ben costituita. La società era formata da caste, c'erano i sacerdoti, i bramani, c'erano i guerrieri che difendevano ovviamente lo Stato, c'erano i lavoratori e poi c'erano i commercianti. Ognuno aveva un proprio ruolo ben preciso. Tutti sapevano che nello svolgere il proprio ruolo manifestavano un certo comportamento spirituale e religioso, anche il più umile. E quindi lo definivano il mio Dharma. Il Dharma non è altro che il comportamento che io devo avere nella società, il rispetto delle regole, il rispetto del prossimo. Quindi il voler in qualche modo partecipare attivamente a qualsiasi livello nella vita sociale. Quindi le virtù. La Dharma, cioè con la A davanti, che è la negazione, vorrebbe dire semplicemente che io vado contro queste regole, contro questo comportamento sociale. Sono un uomo asociale. Tanto per farla breve, sarei tendenzialmente un uomo demoniaco, schiavo delle passioni. Quindi l'uomo che guarda al comportamento rispettoso della società sarà un uomo attento alla sua mente, a cosa entra, a cosa non entra, e lui sarà in grado di bloccare quei pensieri che sarebbero in qualche modo nocivi per sé e quindi per la società.
L'uomo che si lascia invece trascinare da un comportamento schiavizzante, dalle passioni sfrenate, è un uomo cosiddetto demoniaco, perché non è in grado di controllarsi e dà libero sfogo alle sue passioni. Quindi è l'osservazione del nostro flusso di pensieri che continua a arrivare costantemente, perché l'80% della nostra mente lavora attraverso gli occhi. Il resto attraverso l'udito, l'ascolto e il tatto, eccetera, il gusto. Quindi gli occhi sono le finestre, dicono, dell'anima, in quanto sono quelli che hanno la responsabilità maggiore per poter controllare i pensieri che arrivano nella mente. In sostanza, se noi attraverso poi la meditazione, come andremo a vedere come verrà fatta, eccetera, riesco a vedere questi pensieri che arrivano e riesco a controllarli, riesco a controllare anche il mio inconscio. L'inconscio vive e si alimenta continuamente, perché noi, l'inconscio, come ho detto, è energia, quindi noi abbiamo creato una specie di falso ego, quindi di personalità interiore, che noi non la vediamo, ma è come se fosse presente in modo ben reale, alla pretesa, esige, come un po' un drogato, no? Che è drogato dalla droga e non può star senza, esige quelle determinate emozioni e sentimenti. E finché noi alimentiamo attraverso comportamenti scorretti, vedere programmi non adeguati, soprattutto per i giovani, per i bambini, per esempio. Adesso mi viene in mente che addirittura compriamo dei videogiochi per bambini che sono solo guerra, eccetera, violenza. Ma ci rendiamo conto cosa stiamo dando, cosa stiamo costruendo dentro l'animo del nostro figlio, che noi lo vediamo in carne ed ossa, ma in realtà si sta creando un altro essere dentro? E qui è il punto che noi dobbiamo cominciare a capire. Noi stessi in realtà non siamo solo questo corpo che vediamo, che noi abbelliamo con vestiti o altro. Noi siamo qualcos'altro dentro, che abbiamo creato e stiamo creando una mostruosità. E infatti l'uomo quindi può oscillare, come dicevo, nella forma della sua passione tra le virtù e l'ignoranza, tra il mondo demoniaco e il mondo divino. Questa è la grande responsabilità che l'uomo ha. Ma finché non conosce se stesso, non è in grado di potersi gestire. E quindi, solamente per esempio, noi cercando di capire il nostro passato, guardando cos'è il nostro passato, noi potremmo già cominciare a capire cos'è l'aspettativa del nostro futuro. E qui diventa un grosso problema, un grosso lavoro interiore per ognuno di noi, perché nessuno può fare un lavoro al posto nostro. Questo è un altro punto che la natura ci ha dato. Ognuno ha la propria responsabilità. Gesù diceva: prendete la vostra croce e seguitemi. Cioè, come dire, prendete il vostro sacco di problemi e seguite. Nessuno può portare il peso di un altro. Però potremmo alleggerirlo. Come? Conoscendo noi stessi. Conoscendo che cos'è la mente, il gioco della mente, è qui il punto. Attraverso Jung, per esempio, cercava di capire la mente attraverso i sogni, attraverso l'interpretazione dei sogni. Per carità, va benissimo, ma non credo che si possa lavorare sulla mente con la stessa mente. Per poter lavorare sulla mente ci vuole l'ente superiore, cioè la parte spirituale, che noi dovremmo raggiungere. Finché non abbiamo raggiunto la parte spirituale, noi non potremo controllare la mente. Noi dobbiamo cominciare a capire i meccanismi della mente, ma dobbiamo arrivare alla nostra vera essenza per controllare la mente. È come l'ente supremo al confine, alla dogana. Se non ha l'autorità di poter fermare chi entra e chi esce, questa autorità deve essere riconosciuta, e non ha la forza di poterlo fare. Quindi, per poter cominciare a entrare in noi stessi, noi dobbiamo prendere spunto dall'insegnamento dei grandi maestri. Per me è stato molto valido, e quindi lo propongo anche a voi, un grande mistico in
indiano che è vissuto attorno agli inizi del secolo, attorno nell'era cristiana, diciamo. Chi dice qualche secolo prima, chi dice un po' anche, un po' è un personaggio non molto conosciuto, ma noi conosciamo il suo patrimonio che ci ha lasciato. Lo Yoga Sutra di Patanjali, questo è un grande autore, si chiama Patanjali, o la Stanga Yoga, e sarebbe lo yoga in 8 fasi. Yoga vorrebbe dire unione con il divino, e sutra vorrebbe dire catena, insieme di anelli che attraverso questa catena ci uniamo al divino, cioè la nostra vera essenza, perché quello che lo scopo è scoprire la nostra vera essenza. Queste 8 fasi, questi 8 gradini praticamente sono, li dico il nome in sanscrito, ma che poi li prenderemo con la descrizione che è comprensibile, sono Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Yama vuol dire le qualità che io ho con il mondo esterno, che dovranno essere sostanzialmente incentrate in quel Dharma che dicevo prima, nella non violenza, nell'onestà, nella non avidità. Se vogliamo, i 10 comandamenti per il cristiano, sostanzialmente sono quelli. Yama. Niyama invece sono le relazioni interiori nostre, cioè l'austerità. Senza l'austerità, senza un comportamento, come quando si studia, se io non studio non potrò superare un esame. Per studiare quindi devo impormi un metodo, una disciplina, ecco. Quindi io lo studio qual è in questo caso? La conoscenza di me stesso, conosci te stesso, quindi devo avere un'autorità, una disciplina, quindi devo gestirmi in qualche modo, e quindi questo tende alla purificazione. Questo è Niyama, relazione personale. Poi abbiamo l'asana. Le asana sono sostanzialmente l'attenzione per il corpo fisico. Nel chi fa l'hatha yoga conosce le asana come postura e come posizione del corpo. Sostanzialmente qualsiasi posizione del corpo va bene. È l'attenzione che noi dobbiamo avere per il corpo che è importante. Quindi eliminare sostanzialmente tutte le tensioni del corpo. Poi abbiamo il pranayama, che sarebbe una grande, adesso io do, ripeto, solamente i diceni molto, molto veloci, ma riprenderemo con calma. Il pranayama non è altro che l'attenzione sul corpo sottile attraverso la respirazione. Faccio un semplice, banale esempio. Adesso voi che mi ascoltate, portate l'attenzione sul respiro, magari chiudete gli occhi se potete, se siete sedute e quindi non avete difficoltà. Portate l'attenzione sul respiro, vi accorgerete che portando l'attenzione sul respiro riuscirete anche a calmare la mente, perché la mente è collegata direttamente, in presa diretta con la respirazione. Quindi lavorando sulla respirazione, questo pranayama vorrebbe dire lavorare sulla respirazione, io in qualche modo riesco anche a governare la mente, trovo i meccanismi per poter controllare meglio la mente. Poi passiamo al Pratyahara. Pratyahara è l'astrazione dei sensi, quindi io quando entro in meditazione dovrò ritirare i 5 sensi, quindi oltre che chiudere gli occhi dovrò anche ritirare il mio ascolto, il mio udito, le mie intenzioni che sono verso l'esterno, devo portare verso l'interno. Un po' come la tartaruga quando ritrae le proprie membra, no? Le 4 zampe e la testa, quindi io entro in me stesso. Poi abbiamo il Dharana, che è la concentrazione della mente su un punto. Io a quel punto poi mi devo, una volta che sono riuscito a portare l'attenzione, porto l'attenzione su un punto. Dopodiché porto l'attenzione sulla consapevolezza. Io sto parlando di questi passaggi, ma questi passaggi prima di poterli sviluppare e poterne padronire ci vuole tantissimo tempo. Ma giusto adesso, tanto per dare l'impronta e conoscerci, perché vedo che il tempo sta scorrendo e purtroppo non si riesce a dire quello che si vorrebbe. Per arrivare alla fine al Samadhi, questo è il punto. Il Samadhi è la completa assenza di qualunque pensiero, di qualunque modificazione mentale. Io mi accorgerò quando saprò riuscire a padronare un po' me stesso, vedrò che tra un pensiero e un altro c'è uno spazio di vuoto, di silenzio. Io devo cogliere quell'attimo di silenzio e dilatarlo,
Per poter fermare il pensiero, io devo in qualche modo sapere che prima di iniziare un pensiero, io ho la possibilità anche di capire la sua nascita. Io devo fermarlo il prima possibile, appena nato. Appena il pensiero dà cenno di sta entrando, io lo devo bloccare. Ma qui ci vuole molta dimestichezza e capacità, non è da tutti, nel senso che non è da tutti adesso nella fase in cui siamo condizionati. Noi vediamo purtroppo le emozioni più che il pensiero, ma noi proviamo le emozioni quando il pensiero è già entrato e ha già creato la sua, come dire, distruzione, la sua devastazione, perché ha già compromesso la nostra anima. Io quando vedo un oggetto, ripeto, davanti alla vetrina, vedo una bella macchina o altre cose e provo un'emozione, quel pensiero ha già fatto il suo lavoro. Quindi capite? Benissimo, grazie. Scusate, è caduta la linea, purtroppo io vi sto parlando dal mio telefono di casa e non capita spesso, ma capita, e quindi vi chiedo scusa. Stavo dicendo, quindi, noi siamo nell'ottavo gradino, nell'ottava fase, tutte le altre quindi sono situazioni di preparazione, e quindi è importantissima la preparazione chiaramente per aver successo. Però il punto che noi dobbiamo arrivare è proprio a questa forma di Samadhi, cioè completa assenza di qualsiasi modificazione mentale. E quindi emerge in questo spazio, in questo silenzio, la totale consapevolezza di cui noi siamo. E qui affronteremo la prossima volta meglio questo argomento, che l'ho accennato in modo così brutale, ripeto, che... Però, insomma, l'importante è intanto dare delle informazioni, degli input, e spero che qualcuno di voi possa farne tesoro o quantomeno possa essere stimolato a conoscere di più questo stupendo, meraviglioso aspetto che è l'uomo. Noi non ci conosciamo affatto e sarebbe utile nella vita non nascere e morire senza conoscerci, ma a questo punto veramente conoscerci. Vedo che il tempo ormai tiranno è terminato, io non posso altro che salutarvi con un grande abbraccio affettuoso e a risentirci tra 15 giorni. Io spero di aver accontentato almeno qualcuno. Buona serata a tutti voi e buon proseguimento. Avete ascoltato una puntata di Dove vai? Se fuori onda. Riflessioni a cura di Luciano De Bello.